Buongiorno e bentornati nella mia cucina tutta rosa a fuori menù. Oggi per la rubrica Ricordo d'infanzia preparerò per voi una ricetta semplice, gustosa, cicciosa, proprio tutto quello che potete immaginare, questa ricetta lo è. Ovviamente però vi devo dire di cosa si tratta. Si tratta di patate ripiene. Allora, per realizzare questa ricetta vi serviranno 4 patate, 80 g di provola affumicata, 100 g di speck a dadini, sale e pepe quanto basta, 30 g circa di parmigiano reggiano già grattugiato e, se volete, per finire e guarnire, prezzemolo tritato. Allora, prima cosa iniziamo a preparare. Allora, patate già lavate e asciugate, lavatele molto molto bene. Per fare questa ricetta ovviamente serviranno delle patate di pasta gialla. Munitevi di carta d'alluminio e le andiamo a chiudere. Proprio il classico cartoccio per il forno. Allora, questo è molto semplice. Se volete potete farvi aiutare dai vostri bimbi, figli, nipoti, quello che sia. Così. E le nostre patate andranno in forno preriscaldato, ventilato più o meno per 40-50 minuti a 180 gradi. Quindi iniziamo subito con questo. Eccoci qui. Adesso padellino, e mettiamo il nostro speck, che in questo caso non è a dadini, ma a listarelle lunghe piccoline. Allora, mi metto di qua. Lo mettiamo tutto. E lo andiamo a ripassare leggermente in padella, giusto per dargli quella croccantezza che ci serve. Dopodiché vi devo anche raccontare, ma perché ricordo d'infanzia? Allora, noi siamo una grande famiglia, siamo 4 figli, con noi viveva nostra nonna, che era quella che in cucina faceva più o meno tutte le cose belle che uno può immaginare, dalle lasagne, i dolci. E durante il periodo invernale, che andavamo magari in montagna a sciare, la prima volta, io sono un po', non mi piace usare il termine schizzinosa, ma quando ero piccola mangiavo veramente 4 cose messe in croce. E in montagna comunque ci sono tutti quei piatti belli, grassi, che contengono formaggio, uova, salumi, che comunque ti devono dare sostanza per riscaldarti e per far sì che tu abbia le energie necessarie per poter sciare. Allora, mia nonna mi insegnò a mangiare queste patate ripiene. E quindi da quella volta poi, intanto comunque, insomma, le nonne sono sempre quelle che ti insegnano a mangiare, no? Un po' le cose anche particolari, perché alla nonna difficilmente uno dice di no. E quindi per me, insomma, questa ricetta, è la prima volta che la replico perché l'ho sempre mangiata in posti di montagna. Però ho detto perché no, comunque anche se è autunno, adesso stanno tirando giù certe piogge che fa veramente freddo e uno vuole stare solo a casa a mangiare, a vedersi un film e quindi ho detto la ripropongo perché comunque è un mio bel ricordo d'infanzia e da quella volta devo dire che tutte le volte vado in montagna mi mangio queste patate ripiene oppure un'altra ricetta che è comunque legata un po' ai formaggi, allo speck,
sono le uova che ti vengono servite con il formaggio, le patate schiacciate. Quindi comunque più o meno gli ingredienti sono sempre un po' quelli. Allora, invece io volevo sapere che, vabbè, adesso direttamente non me lo potrete dire, ma sarò molto molto contenta di leggervi se mi raccontate qual è il vostro piatto di infanzia. Questo è uno dei miei tanti, ma ne ho tantissimi e piano piano ve li svelerò tutti. Ok, allora questo è pronto. Lo vado a mettere nel piattino. Ok, questo lo lasciamo qui. Bene, è arrivato invece il momento di tagliare la nostra provola affumicata. Ok, questa ricetta, tra l'altro, potete mettere anche più formaggi, per esempio fare provola e dell'asiago oppure solamente fontina, del taleggio, cambiare lo speck con del prosciutto, della pancetta o anche con del lardo, comunque insomma potete prosciutto cotto, potete sbizzarrirvi come meglio credete. Io diciamo, ho usato questi perché sono un po' ai miei gusti e si avvicinano alla ricetta originale. Ma poi, insomma, come vi dico sempre, è molto molto soggettivo in base ai vostri gusti. Intanto assaggiamo. Affumicata al punto giusto. Allora, una volta poi tagliata tutta la provola, la quasi finito, andiamo a tritare il prezzemolo, che comunque è per guarnizione, quindi se a voi non piace non ce lo mettete, o se vi piace, per dirti, del timo, ci sta molto bene. Sì, prezzemolo, il rosmarino, anche quello che vendono nelle bottiglie che sono già essiccato, va benissimo, serve solamente per dare un tocco in più, ovviamente, alla nostra patata. Tagliamo. Ok, provola tagliata. Ora, questo lo levo. Prezzemolo, solamente le foglie perché il gambo è tanto amaro. Ok.
vediamo un attimo di fare un lavoro decente con il prezzemolo. Allora, io il prezzemolo, perché un po' ti scocci, devo essere sincera, che lo devi fare minuziosamente, piccolo, piccolo, piccolo. Quindi di base io sono una di quelle che lo lascia un po' grossolano, ma invidio, io ho tanta pazienza, ma fino a questo punto di tagliare fino al prezzemolo, no. E invidio chi invece si mette lì, ta 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 ta, e lo fa. Ma ci arriverò, non vi preoccupate. Ci vuole sicuramente pazienza, ma anche c'è una tecnica e l'ho vista fare solamente 2 volte da persone a me vicine. Perfetto, anche il prezzemolo lo abbiamo tritato. Questo lo leviamo. Ora non ci basta che attendere che le nostre patate nel forno siano cotte per proseguire con la nostra ricetta. A tra poco! Allora, sono passati 45 minuti e tiro fuori dal forno le patate. Eccoci qui. Allora, la prima cosa da fare è aprirle okay. Allora vi faccio vedere. Una volta aperte, con un cucchiaio, allora intanto apriamo, facciamo tipo un coperchietto. Col cucchiaio invece andiamo a svuotare la nostra patata e lo inseriamo tutto questo in un piatto. Allora, ma vi svelo anche perché. Una volta che andiamo a svuotare la nostra patata, la polpa la uniamo allo speck, la ripassiamo in padella e poi invece la andiamo a riempire con tutti i nostri ingredienti. Fate attenzione che potete un po' bruciarvi perché se vedete il fumo che esce è davvero bollente, però ce la si può fare tranquillamente con un po' di pazienza e manualità. Cercate appunto di mantenere solamente la buccia e di svuotarla piano piano. Attenzione anche a non fare troppo di fretta perché essendo anche calda comunque si sfalda e si rompe, diciamo, questa pseudo barchettina di patate. Adesso faccio solamente quest'altra parte qui facendo attenzione e poi vi faccio vedere.
va fatto con tanta tanta delicatezza. Ok, allora la base per le nostre patate è pronta, che penso che può bastare. Allora, l'idea è quella di, allora, qui ovviamente leviamo sulla parte del coperchio, ci leviamo la buccia e non ci serve. Ok, allora vi faccio vedere su una e poi continuo con le altre. Speck, padella, un goccino d'olio, andiamo a mischiarlo. Perfetto. Accendiamo. Al massimo, perché deve venire bello croccantino. Adesso aspettiamo un attimo che l'olio si scaldi. Ok, allora mettiamo il nostro composto qui di patate e speck. Ok, lo lasciamo andare. Riprendiamo la patata e gli facciamo un piccolo letto di provola. Non so se si vede, ma ve lo faccio vedere così. Allora, mettiamo la provola sotto. Qui. Cerchiamo magari di aprirla un altro pochino. Ok. Quindi provola sotto. Perfetto, facciamo il nostro letto di provola. Dopodiché inseriamo questo che devo comunque controllare. Lo voglio girare intero. Più o meno, ok. Ok, continuiamo con il nostro letto appunto di provola. Ok. Cerco di tagliare un pochettino i bordi. Ok, così si dovrebbe vedere meglio. Anche un pezzetto di qua. Perfetto. Allora, dopo aver fatto, come ho detto qualche secondo fa, il nostro letto di provola affumicata, dobbiamo inserire il nostro composto.
Ecco, vedete com'è bello croccantino? Che poi, per esempio, qua quando fanno la ricetta che vi dicevo prima con le uova, le patate schiacciate croccanti con lo speck, è proprio più o meno questo come che si realizza. Ok. Ecco, bello croccante. Lo rigiro per l'ultima volta. Ecco, forse. Ok. Bene, adesso vi faccio vedere come riempirla. Cucchiaio. Ok, allora prendiamo la nostra patata, inseriamo all'interno il nostro composto di patate e speck. Perfetto. Pressiamo leggermente, dopodiché qualche altro cubettino di provola da mettere sopra. Ecco, parmigiano. Per fare la crosticina. E una volta pronte tutte le nostre patate andranno in forno per 10-12 minuti, sempre a 180 gradi, ma in modalità grill, perché adesso deve venire tutto il croccante che questa ricetta ci può dare. Io nel frattempo continuo e ci vediamo quando andiamo a mettere tutte e quattro le nostre patate in forno. Allora, ho completato le nostre patate, adesso andranno in forno per 10-12 minuti, 180 gradi, modalità grill, perché così verrà quella crosticina e anche la patata che prima era al cartoccio e quindi un po' più morbida, possa prendere consistenza e croccantezza. Una volta uscite dal forno andremo a guarnire con il prezzemolo, altro parmigiano se necessario, metteremo un po' di sale e un po' di pepe perché fino adesso l'unica cosa che ho salato è l'interno della patata, quindi il nostro composto fatto di speck e di patate. Ci vediamo tra pochissimo. Allora, le nostre patate sono pronte, quindi adesso le tolgo dal forno. Wow! Hanno fatto proprio la crosticina come piace a me. Allora, prendiamo un bel piattino. Vi sorprenderò. Piatto rettangolare Total Black. Ok. Perfetto. Adesso prendiamo un po' tutto, ci trasferiamo qui. Allora, il parmigiano secondo me si può aggiungere una volta, diciamo, messa sul piatto quando la dobbiamo mangiare, perché già c'è all'interno, quindi
se volete poi aggiungerlo un po' come il piatto di pasta, lo potete aggiungere, quindi lo lascio lì per l'assaggio. Per quanto invece riguarda la nostra composizione finale, per guarnire, intanto prima una manciata di pepe, dopodiché sale anche molto soggettivo, un po' di prezzemolo, perfetto. Allora, vi faccio vedere le mie patate al forno ripiene. Eccole qui, vi do molto molto velocemente gli ingredienti, quindi 4 patate, 80 g di provola affumicata, 100 g di speck a dadini, sale e pepe quanto basta, 30 g di parmigiano reggiano grattugiato e per guarnire del prezzemolo tritato. Allora, è arrivato il momento dell'assaggio. Allora, quale scelgo? Quale scelgo? Sì, ho già scelto. Prenderò quella un po' più croccante. Prendo un piattino, coltello e forchetta. Bene, allora, wow. Assaggiamo, vediamo se è proprio come me lo ricordavo e quindi come il mio ricordo di infanzia. Tanto, cioè, guardate sta cosa, cioè, è pazzesca, pazzesca, filantissima. No, non mi molla, ok. Allora, eccoci qui, 3, 2, 1. Scusate, ma era bollentissima. Meno male, grazie dalla regia che non mi avete inquadrato perché non era un bello spettacolo. Ovviamente manca un po' di sale, perché voi sapete. Però, ragazzi, allora, mi ha riportato indietro di non sapete quanti anni. È una ricetta veramente del mio cuore. Spero che voi la replicate a casa. Ovviamente mi taggate su Instagram, io vi ricondivido. E nulla, fatemi sapere poi anche qual è il vostro piatto di infanzia. Grazie per avermi seguito, noi ci vediamo domani con una nuova puntata qui a Fuori Menù. Buon pranzo a tutti!